fondamentali macroeconomici di crescita e inflazione rimangono positivi e l'atteggiamento delle banche centrali principali è ancora a supporto dei mercati. Tendenzialmente quindi potremmo probabilmente mettere in relazione quello che sta succedendo sui mercati finanziari con un riprezzamento di alcuni rischi che ci sono sullo scenario. Ce ne sono tre principali che sono il timore delle guerre commerciali, soprattutto tra Stati Uniti e Cina, le crisi di alcuni paesi emergenti, Turchia, Venezuela, Argentina, il timore che possano propagarsi anche a tutti gli altri e magari al mondo avanzato. E terza cosa, le preoccupazioni crescenti sull'Italia in questa fase. A questi tre rischi si aggiunge sullo sfondo, sempre presente, sempre importante, la situazione della Brexit, che è ben lontana dall'essere conclusa. Ecco, noi crediamo che tutte queste situazioni abbiano portato a un riprezzamento dei rischi, cioè c'è una maggiore avversione al rischio, una maggiore preoccupazione che si è manifestata sui mercati da parte degli investitori, e questo ha portato a una richiesta di un maggiore premio per il rischio, cioè un riprezzamento, no? Ma i fondamentali non sono stati riprezzati, cioè rimangono buoni. E in questa fase di maggiore preoccupazione, di maggiore nervosismo, tutto il flusso di notizie e tutta l'attenzione viene catturata dal rumore di fondo che c'è, che è appunto quello legato a tutte queste vicende che alimentano preoccupazioni e portano a trascurare un po' quello che invece è il segnale di base, che è quello di una crescita ancora positiva che si sta manifestando non solo a livello macro ma anche a livello degli utili aziendali. Crediamo che la tensione tra questi due fattori, che in questo momento è sfortunatamente un po' più a favore del rumore di fondo e quindi delle maggiori preoccupazioni, possa spiegare in buona parte ciò a cui stiamo assistendo in questa fase sui mercati. Beh, ancora una volta, come Luca spiegava correttamente, viviamo una situazione particolarmente complessa sui mercati, dopo un rally molto molto prolungato, forse tra i più lunghi che la storia dei mercati riconosca, soprattutto sul mercato americano, una correzione più che mai salutare, fisiologica. Molti più clienti in questa fase in realtà cosa stanno facendo? Stanno iniziando a mettere in dubbio la loro opportunità di avere all'interno del portafoglio posizioni rischiose, e questo può essere anche comprensibile. In realtà spesso non ci sono singole cause che scatenano degli shock sui mercati, ma sono tutta una serie di fattori, ed è proprio per questo che in queste fasi di grande difficoltà, di maggiore complessità, una società come la nostra, una società come Invesco, ha più che mai il ruolo di essere vicini ai nostri clienti, non solo e soltanto con soluzioni di investimento, ma soprattutto cercare di essere i nostri vicini per fornire un servizio di qualità per riuscire a districarsi in queste situazioni decisamente più complicate. Una maggiore prudenza e accortezza sono necessarie in questo momento, ma non dobbiamo farci spaventare oltre misura dagli accadimenti recenti. Infatti, le nostre analisi suggeriscono che le crisi, ad esempio di Turchia, Venezuela e Argentina, dovrebbero rimanere un evento locale, come pure abbiamo detto che il mercato percepisce il rischio Italia come un rischio più legato al singolo paese, non sistemico per l'intera Eurozona. Allora, se questo è il caso, se queste analisi sono corrette, forse la recente volatilità di breve, che è aumentata molto, ci offre l'opportunità per andare a cogliere delle opportunità, a cogliere delle valutazioni più basse per alcuni asset legati al ciclo e che possono avere una prospettiva di lungo periodo ancora interessante. Tutto questo ovviamente sempre nell'ambito di un portafoglio ben diversificato e per investitori che abbiano un orizzonte temporale abbastanza lungo e una tolleranza al rischio sufficientemente elevata. Beh, crediamo, abbiamo parlato sino adesso di complessità, e crediamo che la risposta alla complessità passi soprattutto attraverso soluzioni efficienti, diversificate, soluzioni semplici. Quindi la capacità di riuscire a combinare ad esempio azioni, obbligazioni, soluzioni attive con soluzioni passive. Ed è proprio per questo motivo che in questa fase particolarmente delicata noi pensiamo che abbia senso prima di tutto rimanere investiti, secondo luogo, come ancora una volta diceva Luca, avere un corretto profilo di rischio e un corretto orizzonte temporale. E per fare una sintesi di tutto questo, soluzioni multi-asset, come ad esempio Global Income, pensiamo che oggi possano rappresentare al massimo la sintesi per affrontare una fase di mercato così complessa.